Potrebbe essere un sacco di cose. Tutte spiacevoli. Ehi, falla finita. Ecco il nostro biglietto per il Regno degli Spiriti. Ho già avuto spaventi a sufficienza per stasera. Adesso ho solo voglia di un bel bagno caldo. Buon divertimento. Scusa! Come puoi fare questo? Sei pazza! Pazza! Jessica! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Cazzo! C'è un individuo che consideriamo come persona di interesse, ma al momento non sappiamo dove si trovi. Sappiamo che sulla montagna c'è ancora il vecchio sanatorio. Potrebbe nascondersi lì? Ovviamente chiusa. Ok. Ehi, è chiuso! Ma chi è stato? Questa notte stanno succedendo delle cose veramente assurde. Non riesco a credere che sia morto Josh. Io non riesco a credere che sia morto così. No, voglio dire, e se si fossero sbagliati? Eh? Forse dovevamo controllare il capanno per vedere di persona. Ah, non lo so, ci sono cose che una volta viste non si possono più dimenticare. Sì, hai ragione, ma certe cose vanno viste coi propri occhi. A me basta la loro parola. È ancora fresca.
un'ascia. Mi sento meglio con un'ascia. La porta è chiusa, Matt. Sfonderesti la porta? Wow, aspetta un attimo. Se buttiamo giù la porta, ci sentirà. Tu hai un'idea migliore? No, non saprei. E se... Guarda. Cosa? Una finestra. Fantastico, Matt. Da quella fessura ci passa solo il burro cacao. No, andiamo. Tu non passerai mai di là, ragazzone. Io non ci passerò, ma tu sì. Ma sei matto? Vuoi che mi infili in quel buco minuscolo? Ti ho visto infilare jeans anche più stretti, Em. Ah, scusa? È un talento. Pensane un'altra. Non posso farlo, probabilmente il maniaco è seduto proprio sotto quella finestra aspettandoci mentre sorseggia una pigna colada. Ok, va bene. D'accordo. Adesso io... Adesso... Shh, fallo e basta! Successo. Cosa cazzo sta succedendo? Deve essere quel tizio, quello che... chi ha preso Chris, Ash e Josh. Deve sapere che questa è la sola via di fuga. Non lo dire. Guarda, la cabina è finita laggiù. Beh, in fondo, voglio dire, non è così lontana. Ci arrivi con un salto. Salto bene, Em. Ma non così lontano. Grazie della fiducia. Beh, Matt, se non ci arrivi con un salto, cosa facciamo ora? Non lo so. È stato distrutto tutto quanto. Chi l'ha fatto sapeva bene che cosa fare a pezzi. Qualcuno si è davvero divertito qui. Che disastro, già funzionava a malapena prima, figuriamoci adesso. Qualcosa che possiamo fare. Se hai idee... Guarda tutta questa roba, deve esserci qualcosa di utile. Ehi, guarda! Torre antincendio. Ehi, Marco Polo, e se mettiamo in funzione la funivia e ci diamo una mossa, eh? Non mi piace. Bene. Niente chiavi, niente cabina. Siamo al punto di partenza. Che ne dici della... torre antincendio, quella sulla mappa? Beh, potrebbe essere un'idea. Forse c'è una radio o qualcosa, voglio dire, sarebbe logico, no? Sì, forse. Matt, dobbiamo arrivare a quella radio! Possiamo usare la radio per chiedere aiuto. Qualcuno riuscirà a ricevere il segnale. Ah, beh.
bene, qualcuno sta iniziando a seguire le regole. Cosa? Quali regole? Regola 1, Emily ha sempre ragione. Regola 2, non serve aggiungere altro perché Emily ha sempre ragione. Un manicomio. Fantastico, fa davvero... schifo. No, venire i brividi. Ci sto tirando fuori da questo casino, genio. Vieni, possiamo uscire passando di qua. Stai bene? Sì, grazie. Forse dovresti andare tu per primo per proteggermi. Ok, piano adesso. Ok, bene. Oh mio Dio. Quasi. Ci sono. Mi sento svenire. Non guardare giù. Ok. Ok. Porca troia, grazie al cielo è fatta. Puoi dirlo forte. Se non funzionasse... Cosa? La radio! Funzionerà. Ma se non lo facesse, ci serve un piano. Forse possiamo scendere a valle. Scendere da cosa? Dalla montagna. Sei serio? E che ci vorrà mai? Non è che sta sospesa in cielo. È come se lo fosse, è buio pesto. Ehi, spero che non dovremo farlo. Credi che quello psicopatico ci permetterà di andarcene? No. Ma dovremmo trovare un posto sicuro e aspettare che passi. Domattina sarà più facile valutare gli interfassi. A patto che non ci nascondiamo nella baita, quello se lo aspetta di certo.
telefono di Beth. Pensavo che la polizia avesse controllato la zona. Beh, questo se lo sono persi. Dove metti i piedi, Emma? Sì, Matt, potendo scegliere eviterei di concludere la serata precipitando verso morte certa in un dirupo. Ragazzi, cosa ci fate lì fuori? Volete spaventarmi? Ok. Santo cielo, i miei vestiti? Chiunque sia stato, niente regalo a Natale. Non è per niente divertente, ragazzi. Non fa ridere? Chris? Josh? Ma che diavolo?
Chris? Mike, Emily? Sentite, adesso stiamo esagerando, ok? È stato molto divertente. Guardate Sam che gira con un asciugamano. Adesso però è ora di finirla, va bene? Va bene? Posso riavere i miei vestiti o devo passare il resto del fine settimana con questo asciugamano? Asciugamano, ok. Ragazzi, siete qui? Nessun nuovo messaggio. Cucina? State cucinando? Ok, se volevate spaventarmi, beh, ci siete riusciti.
Dove diavolo siete finiti? Oh, che strano. Ehi! E dai, ragazzi! Sentite, ne ho abbastanza! Questo gioco del silenzio non mi piace per niente! Ciao, Samantha! Mi stai cercando? Non credo che ti servirà cercarmi con lo sguardo, Samantha. Potrai vedere soltanto quello che vorrò io. E ho parecchio da mostrarti. Cosa succede? Apri gli occhi. Oh mio Dio! È davvero bellissima, non trovi? Cosa cercate lì fuori? Una splendida ragazza che fa il bagno. Perché? Credi che abbia la minima idea di cosa l'attende? Credi che questi siano stati gli ultimi momenti felici della sua vita? Perché mostri queste cose? Perché stai guardando? Josh! Come ti fa sentire? Ti darò 10 secondi. 9. No, 8. No. 7. Ti prego, no! 6. No. 7. No. Sam, perché ti nascondi? Sam! Perché ritardi? Ora il dottore ti visita. No! 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 Mi prendi in giro, niente maniglia! Beh, è stato eccitante, no? Ben fatto. La tua partita sta andando alla grande. Già, tutta la fatica fatta esplorando la fonte delle tue paure. E tu l'hai usata per far del male. La tua paura opprimente dell'emarginazione. L'hai usata contro le persone che tanto disperatamente volevi tormentare. Ne è valsa la pena. Ah!